Buon pomeriggio amici lontani e vicini, siamo con il senatore Raffaele Ranucci del PD. Nuova estate a Panarea, impressioni a caldo? Sempre meravigliosa, sempre splendida, credo che queste isole vadano ancora di più difese, forse bisognerebbe un po' regolare di più i volumi delle musiche che a volte disturbano qualche villeggiante e forse un pochettino di più misurare quelle che sono lo sbarco dei barconi e del quotidiano. Detto questo, che sono due cose che credo si possono mettere a punto con facilità, io credo che queste siano veramente delle isole straordinarie, tra le più belle del mondo. E fra l'altro in questi giorni hanno dovuto fare i conti anche con l'immondizia al porto, che è un problema che anche oggi sono arrivate delle foto, e anche la crisi idrica si è registrata. Nei giorni scorsi anche la Guardia Medica senz'acqua, insomma bisogna fare di più, no? Beh, bisogna impegnarsi a fare di più, perché chiaramente le isole hanno delle difficoltà generali, però bisogna anche provare a dargli una mano centralmente, cioè l'Europa oggi potrebbe dare delle deroghe, come le darà probabilmente per le isole portoghesi, spagnole, far capire che le isole minori italiane sono veramente un tesoro che va difeso e che ha delle necessità che sono sicuramente il problema dell'acqua, il problema dei trasporti, il problema dell'immondizia, e quindi bisogna fare delle particolari attenzioni e dare dei fondi particolari per questo. Fra l'altro lei si è anche attivato per la connessione a internet su Panarea, no? Sulle isole minori in particolare, e quindi insomma da questo punto di vista qualche passo in avanti almeno è stato fatto. Beh, cerchiamo di fare quello che si può fare centralmente, lo facciamo, perché chiaramente poi ci sono le responsabilità delle regioni, eccetera. Però io credo che portare internet sia anche un modo di portare un turismo diverso, di dare la possibilità alle persone che vivono di essere connesse tutto l'anno con il mondo e di fare anche un po' di economia, perché internet porta anche economia. E grazie allo Stromboli, le Eolie si può dire sono le isole del momento, no? Infatti a Stromboli c'è un boom turistico veramente non indifferente, sì. Insomma non si parla d'altro anche nei TG. Però c'è da stare, come si suol dire, allerta, perché tutte queste presenze, insomma, con i precedenti, no? Beh, bisogna regolarle un po'. Questo c'era una legge che dava le possibilità al sindaco precedentemente di regolarla, adesso questo non c'è, ne parleremo col prefetto Gabrielli per cercare di capire se ci possiamo aiutare le isole. Comunque io ho parlato con il prefetto Gabrielli, il quale mi ha detto che è tutto sotto controllo, hanno aumentato quelle che sono i controlli, anche i controlli che riguardano Stromboli direttamente, e quindi penso che si possa fare una vacanza tranquilla con gli occhi aperti. Ecco, tante barche abbiamo notato ieri facendo un periplo dell'isola, spiagge stracolme, tanti vaporetti, così come arrivano a Panarea, sì. Per ora arrivano ancora di più a Stromboli, sì. Ma per esempio, ecco, sollecitare il capo della Protezione Civile Gabrielli per far mettere dei bagnini controllati sulle spiagge, sì. Non sarebbe male, no? Beh, bisognerebbe appunto controllare un po' di più l'afflusso, perché queste isole non possono subire un numero sconfinato di persone che vanno, che sono un tocca e fuga, e qui che vuol dire avere servizi, vuol dire anche raccolta delle immondizie, eccetera. Quindi dobbiamo fare in modo che ci sia maggior controllo, e probabilmente adesso cercheremo di fare qualcosa di più con Gabrielli e il sindaco. Devo dire che Gabrielli mi ha detto che ha trovato un sindaco molto operativo e molto, diciamo, attento alle problematiche. Un'ultima cosa, ma questo benedetto disegno di legge riesce a passare in Parlamento? Speriamo di sì, ci riproveremo di nuovo, noi al Senato l'abbiamo fatto passare, adesso speriamo alla Camera. Bene, ringraziamo il senatore Raffaele Ranucci, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliare, grazie anche a voi, arrivederci, buon lavoro. Grazie.